Buonasera, benvenuti sulla 7D, un'altra puntata di Mamma Mia che settimana in compagnia nostra, dei nostri esperti, del forum. Allora, devo dire che nelle ultime settimane sono arrivate una serie di mail in redazione, tutte con lo stesso argomento e soprattutto con la stessa richiesta di aiuto, ovvero come si fa a farsi obbedire da questi bambini nei diversi campi, a scuola, in famiglia, a merenda, farli mangiare, non farli litigare tra fratelli. E noi ovviamente abbiamo l'esperta, una delle esperte che ci può rispondere a questo. Allora, salutiamo la nostra Tata Simona. Ciao, ciao. Ciao, Tata. Grazie, ciao. Non so se chiamarti Simona o Tata. Come preferisci? Va benissimo in tutte e due. Allora, quando lo scenario classico, il primo che ci chiedono molti, è genitori di due bambini, i due bambini litigano. Il gioco è mio, ce l'avevo io, non mi fa guardare quello che voglio io. Cosa si fa? È giusto? O anche amici, non solo, certo, fratelli, anche sì, tra amici. Anche tra amiche. Bisogna intervenire, non si interviene, cosa si fa? Allora, se riescono a gestire i bambini il conflitto da soli, è bene che lo gestiscano da soli. Solitamente però si arriva allo scontro inevitabile, che uno tira il gioco da una parte e uno lo tira dall'altro. Allora, nella mediazione di prova a usarlo prima tu e poi lo passi a lui, ci si prova, altrimenti si prende il gioco e lo si mette in un'altra posizione dove i bambini non riescono ad arrivare, fino a quando loro non capiranno di poter gestire insieme quel gioco. O giocate tranquillamente alternandovi il gioco, altrimenti lo prendo io lo e non lo do fino a quando voi non la smettete. Invece quando il bambino fa capricci perché, ad esempio, o la mattina non vuole andare a scuola, asilo, materna, vestiti, no, non mi vesto, oppure sei al parco, andiamo a casa, no, non vengo, cioè questa cosa di doverli rincorrere. Allora, i bambini non hanno il senso del tempo come l'adulto, no? Quindi dobbiamo inevitabilmente cominciare a prepararli prima. Allora, dirgli a un certo punto, è ora di andare via dal parco, muoviti veloce subito, da che stavo giocando, avevo in mente poi di fare questo e quello, la mamma d'improvviso mi dice di tornare a casa. Allora gli si può dire, decidi di fare l'ultimo gioco, 5 giri sull'ultimo gioco, che sia l'altalena, che sia, e poi è ora 5? Di andare. E allora a quel punto lo si conta insieme a lui. Ma la pazienza, l'ultimo e andiamo, forza, dai, 5. Lo so, però in realtà è un modo... Cioè, bisogna prepararli così in anticipo. Noi sappiamo che alle 6 vogliamo andare a casa, un quarto d'ora prima glielo si dice, in modo tale che il bambino si prepara, sa che può scegliere l'ultimo gioco da fare e dopodiché è ora di andare. Va bene. Invece nel caso in cui, tipico, il bambino continui a scendere dal letto e a presentarsi verso le 3:30 del mattino nel lettone della mamma e papà? Allora, nel momento in cui è una costante, bisogna necessariamente avere la pazienza di raccompagnarlo a letto, stare magari lì 5 minuti e poi ritornare ognuno nel proprio letto. Che sia una, 10 o 100 volte, mi rendo conto che di notte è difficile, stancante e quant'altro, però nel momento in cui si cede una volta si è perso un po' tutto il lavoro fatto prima. Certo. Se è invece una questione straordinaria, perché c'è il temporale, ha paura del, certo, temporale, ci sta anche il incubo, fatto di per una volta decidere di tenerlo nel lettone. Vabbè, tanto quando fanno pipì a letto non c'è speranza, che tanto non li si può rimettere a letto, quindi nel lettone fino al giorno e dopo. E lì bisognerebbe, sì, perché poi diventa anche lì però un altro arma per il bambino di far la pipì a letto, così bagno il letto e poi vado nel lettone della mamma e di papà. E quindi farli dormire nel bagnato della tua stessa pipì. Cambiare le lenzuola. Certo, alle 3:30 del mattino arriva il segnale dell'ombrello che non farò, però come dire, ecco, diciamo che alle 3:30 del mattino anche no, rifare il letto della bimba. Lo giri. Pisciata. Allora invece senti, no, una cosa che mi interessava, ecco, sì, questo mi interessa e interesserà moltissimi. Quando metterli in castigo, quindi qua, e come metterli in castigo? Allora, quando metterli in castigo ci sono delle... i genitori, ogni famiglia ha le sue priorità, cioè io so che quella cosa proprio non la sopporto, a prescindere dalla sicurezza, cioè non si sale in piedi sulla sedia, sul balcone, penso che sia una regola standard sulla quale non si possa discutere più di tanto, quindi la sicurezza, il fatto di non correre in mezzo alla strada, di stare attento vicino alla mamma quando siamo in giro, quello è, sono regole alla quale bisogna avere sicuramente fermezza. Quindi se non lo fanno, castigo? Quello, oltre alla spiegazione della pericolosità del fatto, sì, ma ci vuole inevitabilmente una risposta. Se sei in mezzo alla strada non puoi metterlo seduto in camera a riflettere, quindi come si fa il castigo in mezzo alla strada, ad esempio? Se stiamo andando al parco e tu corri in mezzo alla strada, oggi al parco non si va, andiamo a casa perché la mamma si è spaventata moltissimo, stavi facendo una cosa molto pericolosa e quindi per oggi torniamo via a casa. Ok, si toglie il premio, diciamo. Diciamo che il castigo va anche quantificato in base alla gravità della cosa. Secondo me quando si tratta della sicurezza è inevitabilmente la
situazione più importante. E invece quando si tratta di capricci che non mettono in pericolo nessuno, ma che o forse la vita della madre e quindi del figlio direttamente? Allora, ci sono quei periodi in cui il genitore pensa, non pensa, purtroppo passa quasi la sua giornata, no? È un continuo contrasto, è un continuo no. Allora, se si riesce ad anticipare il bambino rispetto a quel no, se sappiamo che sarà un no e lo vogliamo distrarre su un'altra cosa, riusciamo ad evitare il problema. Ovviamente non deve essere un atteggiamento applicato sempre, perché ci vuole anche il no. Quindi nel momento in cui poi arriviamo allo scontro, ci vuole fermezza. La prima volta te lo dico con dolcezza, la seconda te lo dico con fermezza, la terza non te lo dico e ti siedi per 5 minuti. Ok, i capricci, l'ultimo, no, potrei stare un'ora io su questa cosa, visto il carattere, ma i capricci a tavola, cioè voglio alzarmi, voglio questo, voglio quel gioco, no, questo non lo mangio. Allora, a tavola ci si siede tutti insieme, si apparecchia tutti insieme, è un momento di condivisione sia per la mamma e il papà che per il bambino. Quindi, così come tu adesso devi mangiare, devo mangiare anche io. Quindi questo è il piatto, se ti va bene c'è questo da mangiare, altrimenti aspetterai il secondo quando io avrò finito il primo, perché anche i genitori hanno diritto e il dovere di sedersi a tavola e di godersi tranquillamente e serenamente la cena. Nel momento in cui ci sono eccessivi capricci, si toglie il piatto da davanti, si lascia comunque il bambino seduto a tavola, perché non deve essere un motivo per andare a giocare. La mamma e il papà cercano, nonostante il capriccio, di continuare la loro cena e di proporre poi il secondo piatto. È l'unico ed esclusivo modo per non dargli il permesso di scegliere su varie pietanze, che altrimenti comporta un attirare su di sé l'attenzione, una cena sicuramente non serena per nessuno, e comunque se non ha voglia di mangiare non mangerà lo stesso. Quindi okay, gli si propone quello che mangiano mamma e papà e il secondo quando mamma e papà hanno finito il primo. Perfetto, allora chiarissimo, dato che su alcune cose ho preso i golden point perché l'ho azzeccata, su altre per niente, voglio sentire gli altri genitori che come me combattono questa guerra giornaliera con i loro bambini. Buongiorno Forum. Allora Laura, i tuoi bambini sono particolarmente capricciosi? Mediamente, nella norma. Io anch'io mi sento come te, su alcune cose ci azzecco, tipo dopo un po' elimino il problema, se litigano per un oggetto, per un film, per una cosa, glielo dico, risolvo il problema alla mamma e glielo porto via, gli spengo la tele, faccio... Quindi su questo mi sento sicura. Sì. Sui capricci, quelli in genere dell'andare via, del fare le cose quando gliele chiedo, così provo, perché mi dicono che la mamma deve essere serena e tranquilla, a dire la stessa cosa con calma. Posso farlo anche 60 volte là, e nessuno fa niente, cioè proprio non mi filano, non importa come glielo dico, cosa sia la minaccia, cos'è. La 61esima caccio l'urlo della strega di Biancaneve e tutti scattano sull'attenti. Quando non ho tempo faccio subito come alla 61esima, cioè la prima volta lo dico da arrabbiata e mio figlio mi chiede perché sei arrabbiata, allora gli dico perché non ho tempo di fare tutti i passaggi successivi, non sono arrabbiata ma è solo che dovete farlo immediatamente. E questo un po' funziona. Provo anche col contare, con uno dei due funziona bene, con l'altra mica tanto. Però io non sono tanto brava nei castighi. Cioè non c'ho un po' il senso di colpa, li vivo male, allora cerco di evitarli, faccio, allora non so, allungo conti, in te. Cosa conti allora? Ma perché col primo funzionava bene, no? Al due scattava. Se poi arrivi al tre non arriva. La seconda. Veronica. No, infatti io non amo il metodo del contare, non lo uso mai. Io uso due metodi con alterne vicende. Tendenzialmente ormai so quali sono le situazioni critiche, quindi cerco di portarmi avanti. Esempio, i cartoni animati a un certo punto bisogna spegnere. Allora vado lì e dico, tra 10 minuti si spegne, non dite che non ve l'avevo detto. Oppure, quando finisce questo, spegneremo, non dite che non lo sapevate. Hanno avuto un po' di problemi ad abituarsi. Ieri la bambina mi fa, guardiamo questo e poi spegniamo. Incredibile, stavo per svenire. Però non è sempre così. E poi dipende anche dal capriccio. Per esempio la bambina fa un sacco di lagne, proprio lagne, per attirare l'attenzione su di sé, una cosa che mi manda in bestia, ma ho la reazione opposta, la ignoro. E alla fine questa cosa paga, la ignoro, perché mi dà troppo fastidio. E lei deve capire che questa cosa non serve a niente, però mi viene un fegato così. Certo. Però non è facile, comunque mamme siame. Beh, poi i risultati. Valeria, però è giusto. Ecco, io invece non faccio, credo, niente di giusto. Ma pazienza. Allora, io mi sono trovata in questa situazione un po' particolare, perché mia figlia fa i capricci, ma nella norma, da quanto appunto è emerso.
Però invece di recente ha fatto un capriccio tremendo per il corso di danza. Allora, premesso che lei ama molto ballare a casa, fa gli spettacolini, si mette lì col microfono, eccetera. Però dopo averle scritto un corso di danza iniziato con entusiasmo a settembre, da un mese si rifiuta di andare a questo, di frequentare questo corso, quindi fa dei capricci, no, non voglio andare, si è buttata per strada mentre io stavo cercando di trascinarla la lezione, no. Insomma. Scusa, ma non è che magari è successo qualcosa? Infatti, con la maestra? Sicuramente deve essere successo qualcosa, però poiché i corsi di danza anche per bambini hanno delle cifre insomma considerevoli, io avevo chiesto il rimborso e non mi è stato dato. Tu al corso di danza ci vai, ti menano, potrei ti pensano andare io. E ti insultano, non me ne frega niente. A me piacerebbe, ma purtroppo... magari allora, è successo qualcosa. E infatti, ma sto indagando. Però nel mentre, per un po' cominciare a tornare, che cosa ho fatto? L'ho portata al Disney Store. Uh-huh. Attenzione, alla mecca dei bambini. Le ho fatto vedere il vestito di Cenerentola che lei adora, quelli proprio da travestimenti, con le scarpette, col tacco, una cosa mega. Quindi un acrilico tremendi. E gli ho detto, lo desideri, torni a danza. No, Riccardo, ma no, ma Valeria, ma pessima. Pessima, pessima. Cioè, proprio quasi batti me nel mio cinismo. Tremendo. Voglio sentire Silvia. Vuoi che ti dica la mia esperienza? Sì. Ok, allora io ho fatto la settimana della conquista. Ti stupirò perché da me uno non se la... Sì. Allora, L'hai visto su Super Tata USA tipo? No, non l'ho in realtà me l'ha detto la maestra di Giulio dell'asilo. Ecco, sì. Però è una cosa che ha funzionato. Sì. Ho appeso un foglio sul frigo con i giorni della settimana. La settimana scorsa era andrò all'asilo con il sorriso e se tutti i giorni attacco la stellina, il sabato ha un regalo. Oh, brava, funziona. Sì. No, mi stimo infatti questa cosa, grazie. Ti stimi? No, vorrei stringerti la mano, grazie. Brava. Mi leggi anche due messaggi sì, che stanno arrivando rispetto a questa cosa sì, dell'obbediente? Sì, devo dire che duemila forse, perché si sono scatenati. Allora, Stefania per esempio dice, per farmi ubbidire da mio figlio di 2 anni, prima prendo un bel respiro e poi invento una storiella accattivante che lo distrae da ciò che sta facendo. Ad esempio, quando siamo al parco e dobbiamo andare via, gli dico di andare a vedere cosa stanno facendo le galline da quella parte e lui incuriosito mi segue e poi così discorrendo fino alla macchina. Certo, quando poi capirà che non ci sono le galline, no. La terza volta che glielo dici... A me facevano il maiale che vola, mi è rimasta questa cosa. Ah, vedi? Poi c'è Agnese, dice, io per mia figlia, per farmi ubbidire, ho imparato che conto fino a 3 e se finisco di contare, per lei scatto una punizione, quando sono al 2 già ubbidisce. Sì, devo dire che questo a me sta funzionando. Credo purtroppo che sono sempre rimedi. No, credo che siano rimedi che durano purtroppo molto poco. Però per un paio di settimane ci danno tregua. Quando poi capirà che al 3 non succede niente, esatto. Mi dirà: dai, no, dai, fai settare il 3. L'ultima volta gli ho detto: Viola, arrivo al 3. Se quando arrivo al 3 non fai questa cosa, ti metto in castigo. Lei mi ha guardato e mi ha detto: mettimi in castigo. È lì, su questo è andiamo lì, in pubblicità. Su questo abbiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo con Mamma Mia che settimana. Mi raccomando, voi continuate a scriverci, email, telefonateci, Facebook, lo sapete. Tra poco parleremo anche appunto di danza, torneremo sui corsi di danza e anche degli occhi dei bambini. Quindi mi raccomando, state con noi. I'm gonna want the child to be. I'm gonna want the child to be. Mamma mia che settimana, eccoci, come farsi ubbidire dai bambini, abbiamo scelto un bel argomento per aprire oggi, in studio se ne sta parlando, perché no, si fa così, non si fa così, insomma, è un argomento bello caldo, ma io voglio prendere subito una telefonata, pronto? Ciao Camilla, sono Chiara da Genova. Ciao Chiara da Genova, dimmi tutto. Volevo chiedere una cosa al pediatra. Certo. Io sono al 9° mese di gravidanza e vorrei portare il mio bimbo a luglio in montagna, perché una casa è in montagna a 2000 metri e chissà, starei un mese. Volevo sapere se c'è qualche problema, perché se no comincio già a cercare qualcosa di alternativo per le vacanze. Grazie. Aspetta, 9 mesi vuol dire che partorisci più o meno come me? Sì, mi fanno il cesareo il 10 di aprile, perché è podalico. Come ti capisco. Non si gira, non ci sono più i bambini di una volta, non si girano più. No.
Allora, Piero Biondi, buongiorno innanzitutto, buonasera. Ciao Camila, quindi la bambina avrà 3 mesi a luglio. La bambina avrà 3 mesi. Beh, e diciamo che non ci sono controindicazioni a salire a quella quota. L'unica raccomandazione sempre che faccio è quella di salire magari piano, in maniera esatto, graduale, in maniera tale che il bambino si possa abituare. Così come noi ogni volta che andiamo su abbiamo quel fastidio, quella sensazione di orecchie che si chiudono, anche il bambino le avrà, e per ovviare a questo basta portarsi dietro un biberon con un po' di latte, nella fattispecie perché il bambino di attaccarlo alla tetta. Può attaccarlo alla tetta, automaticamente le orecche si sturano. Diciamo che di solito, Piero, correggimi se sbaglio, ma si sconsiglia quei bambini appena nati, vuol dire entro le prime 3 settimane, di salire in altitudine. Ma per la signora in questione mi sembra che si tratti già di tre mesi. Non ci sono controindicazioni. No. Vai tranquilla, in bocca al lupo. In bocca al lupo, magari si gira da qua il 10 aprile, che ne sai? Speriamo di no. Ah, speriamo di no, ma come speriamo di no? Ma perché, scusa, sono curiosa, scusate, perché? Almeno non soffro, perché è molto grosso, per la stima è 4,5 kg. Ho capito, no, vabbè, vabbè, però... Ah, tu dici no, pediatra, cos'è meglio il cesario? Meglio cesario. Meglio cesario, niente, sono l'unica pazza che vuole partorire anche di tallone, se possibile. Va bene, grazie per aver chiamato, ciao, auguri, auguri ancora. Allora, invece adesso andiamo a vedere le nostre 3 mamme, a vedere loro il cesario o il parto naturale, l'hanno già affrontato più o meno all'inizio di questa trasmissione, noi da allora le seguiamo, vediamo come se la stanno cavando con i loro pargoli. Oggi abbiamo fatto il primo bagnetto senza papà, che è stata un po' un'ideona, Vediamo cosa succede. Infatti, vediamo cosa succede, che la mamma allaga il bagno. Ci siamo quasi. Ma guarda come sei bello. Abbiamo anche lavato i capelli. Fregato tutti i capelli. Adesso prendiamo lo shampoo. Oggi abbiamo scritto una bella mail a papà, visto che papà ci ha aggiornato sulla sua giornata lavorativa. Noi adesso gli abbiamo scritto, gli abbiamo raccontato che siamo andati a vedere casa e poi stasera gli mandiamo un bel aggiornamento completo, facciamo una foto, visto che adesso siamo tutti belli profumati e pettinati, ci facciamo una bella foto e la mandiamo a papà via mail. Sono stata male per 2 settimane e mezzo. Santo cielo, che cosa stai facendo? Che puzza, Matthew! Hai una bella sorpresa per me? Hai una bella sorpresa? Sì, proprio una bella sorpresa mentre era in braccio a me. Rhett ti ha detto che piange sempre? Sì, me l'ha detto, ma gli ho spiegato che dovete passare al latte in polvere. Mia mamma mi ha detto la stessa cosa. Smetti di allattare al seno. Mi ricordo quando stavo allattando al seno Emma che il primo mese è stato terribile perché alla fine il mio latte non era così buono. La mia vita è cambiata nel giro di un giorno, quando ho smesso di allattare al seno e sono passata al latte in polvere. Lui cresce bene lo stesso anche con il latte in polvere. Non ci sono problemi. Tu ti puoi rilassare e inoltre avrai molto più tempo perché potrai chiedere a Rhett di dargli da mangiare. Lo mettiamo dentro nell'ovetto o con la culla? Con la culla. Meglio, Le coliche non sono passate, ovviamente. Si concentrano più che altro la sera, quando in realtà dovrebbe già dormire. E invece se non arrivano le 2 di notte, Luigi non dorme. Va che usciamo, eh? E tanto adesso addormenta ancora. Va che stiamo uscendo, Sta prendendo delle gocce che lo addormentano nel giro di 5 minuti, quindi non posso dargliele durante il giorno perché...
se no diciamo che salta anche le poppate da quanto è forte. Dici che basta una coperta? No, no, mettigli anche quella, tanto, portagliela, tanto non serve, cioè non è che... No, è troppo grossa questa. Mettigli quell'altra allora, quella piccola. Io prima di andare a lavorare prendo, gli faccio una foto perché, cioè, voglio godermi tutti i giorni. Ogni giorno vedo un piccolo cambiamento. Ma non pensare già adesso, c'è tutto il tempo per pensare. Comunque dormo così, sono io lì. Sì, lui a volte si mette tutto storto, la faccia deve essere quasi sempre attaccata alla parete perché si sente protetto uguale a lui. Allora, Piero, il tema di passare dal latte materno al latte artificiale è un tema che viene vissuto a volte dalle mamme con un po' di apprensione. A volte no, perché si dice che il latte artificiale possa saziare di più il bambino, quindi la sera l'aggiunta ti fa dormire meglio. È vero innanzitutto questa allora, cosa? Innanzitutto il passaggio dal latte materno al latte artificiale solo se è necessario, perché chiaramente, come tu sai, noi pediatri raccomandiamo l'allattamento al seno, perché l'allattamento al seno, oltre a garantire il nutriente giusto per il bambino, dà una serie di informazioni che il latte artificiale non dà. È chiaro che il latte artificiale può servire come supplementazione laddove il latte materno scarseggia un poco, però se il bambino non cresce bene, evidentemente il latte materno sta scarseggiando e quindi bisogna supplementarlo con quello artificiale. I latti artificiali che sono in commercio, ce ne sono di tutti i tipi, oramai garantiscono un fabbisogno al bambino, riescono cioè a garantire il fabbisogno del bambino, per cui non ci sono assolutamente problemi. Però preferirlo al latte materno, no. Io non mi sento di dare questo consiglio. Va bene, allora invece adesso cambiamo totalmente argomento, ve l'avevo detto prima di andare in pubblicità. Allora, quando nascono i bambini ogni volta, oddio, di che colore ha gli occhi? Di solito in realtà sono tutti azzurri, perché no, per i primi quanto, Piero, quanto tempo rimangono chiari gli occhi? Ma per i primi due mesi, due sì, o tre mesi un po' sono prima, azzurri, sì, verdi, tutti sì, si illudono. Hanno questo colore indefinito. Sì, poi grigiastro. Si prende, sì, esatto, grigio tutti lupo. Si illudono di avere i figli con gli occhi più magnetici del mondo e in realtà è semplicemente una patina che poi cambierà col tempo, quindi non illudiamo. Però insomma, cosa vedono? A che età iniziano veramente a vedere? Poi all'inizio sono un po' strabichini, no? Si vede questa cosa. Vogliamo parlare degli occhi di questi bambini appena nati. Lo facciamo con la dottoressa Elena Piozzi. Buongiorno, buongiorno. Dottoressa, direttore oculistica pediatrica del Niguarda. Allora, innanzitutto, quando i bambini iniziano a vedere dopo la nascita? C'è questa cosa che si tende a stargli molto vicino perché hanno uno span di azione visiva molto corto. È vero, cominciano a vedere da subito, questo sicuramente, ed è vero che bisogna stargli vicino, perché è chiaro che la loro visione, non avendo ancora attuato un processo accomodativo, che è quello che ci consente di poter vedere a tutte le distanze, è impossibile per loro vedere al di là di una certa distanza. E poi vedono in bianco e nero, questo lo sappiamo, non vedono i colori compaiono più tardi, dopo l'undicesimo-dodicesimo mese, e si completa intorno ai 2-3 anni di età. Infatti il bambino comincia a dire il colore, è vero che ci vuole anche un'elaborazione nella vista. Quindi noi diciamo che si nasce vedendo, ma è importante tutto quello che noi faremo e i nostri bambini faranno nei primi 6 mesi di vita, perché lo sviluppo della funzione visiva è anche un lavoro che avviene durante questo periodo. Quindi si nasce vedendo, ma dobbiamo stare particolarmente attenti allo sviluppo della funzione visiva in questo periodo, che noi definiamo plastico. Ma si può fare qualcosa? No, cioè fanno no, tutto loro in maniera naturale. No, noi non facciamo niente, lo fanno in maniera naturale, però okay. È il periodo più importante. Quando bisognerebbe portarli alla loro prima visita oculistica? Ma direi che non esiste un limite, perché l'oculista, soprattutto se si occupa di bambini, può vederlo dalla nascita. È chiaro che dipende anche dalla storia familiare, dipende dalle condizioni in cui è nato. Sapete benissimo che se un bambino ha dei problemi comunque viene già visto in ospedale prima della dimissione. Se parliamo di un bambino sano, io penso che entro il primo anno di vita valga la pena per vedere eventuali difetti, eventuali problemi che una mamma non può essere in grado di osservare e che può essere a volte difficile magari anche per il pediatra. Questo leggero strabismo che a volte i neonati hanno, mi ricordo il mio compagno, c'era la Viola che gli partiva un occhietto, sì, e lui dirà oddio, rimarrà così? A me sembrava molto evidente che fosse un non controllo del muscolo. È però vero. È un non controllo del muscolo, è comune nei primi mesi di vita, non lo consideriamo una malattia, lo consideriamo un momento di adattamento appunto, in cui il bambino, perché
visione e movimento degli occhi vanno insieme. Certo. Quindi più io vedo meglio, più i miei occhi seguono il bersaglio in modo corretto. Qua, quindi sì, sicuramente le occhiate strabiche nei primi mesi di vita non hanno importanza, soprattutto se sono occhiate intermittenti. Certo. Diventa invece da osservare se questo diventa una cosa fissa, fissi, certo, costante. No, ma questo succedeva quando le si avvicinava un giochino, insomma, esatto, mi sembrava molto, tutto molto normale. Ma allora quali sono i disturbi più frequenti che hanno questi appena... Ma normalmente i bambini nei primi mesi di vita, tra i disturbi più frequenti c'è la lacrimazione, spesso lacrimano, e quasi nella maggioranza dei casi la lacrimazione nasconde un restringimento, una stenosi del canalino lacrimale che non si è ancora ben aperto alla nascita, e quindi il bambino può avere quelle che noi chiamiamo lacrimazione epifora, cioè un rigurgito di lacrima che può associarsi a delle secrezioni, a delle congiuntiviti. Userò questa cosa la prossima volta che piango. Non sto piangendo, sto avendo un rigurgito di lacrime. Di lacrime. È carino. Mi piace. È molto bello. E poi diciamo i difetti più importanti poi in seguito a quello che abbiamo notato, la possibilità, abbiamo detto prima, c'è la possibilità di avere un occhietto strabico, e quindi è chiaro che lì vanno osservati e vanno curati. Oggi lo strabismo è perfettamente curabile. E poi un'altra cosa frequente in età pediatrica sono i difetti di vista, cioè la necessità poi di mettere gli occhiali ai nostri bambini. Ecco, a proposito del difetto di vista, che forse mi sembra il più difficile da come fa un genitore ad accorgersi che il bambino ha dei problemi nella vista? Sì, è difficile, è giusto. La cosa principale, direi, tener conto se c'è una familiarità, perché se siamo miopi, se siamo ipermetropi, se siamo astigmatici, possiamo trasmettere ai nostri figli. Genitori in modo particolare. Sì, particolare, okay, nei genitori. E poi naturalmente valutare alcuni atteggiamenti che però possiamo vedere un pochino più avanti, è chiaro che questo non li vediamo nel primo anno di vita. La posizione della testa, il bambino spesso inclina la testa e questo può essere indice di una cattiva visione. Strizza o sbatte frequentemente gli occhi, anche questo è un modo per dire non ci vedo tanto bene. Quando è più grande si avvicina alla televisione, è più facile chiaramente riconoscere. Sì, ecco, invece nel caso di un bambino sano, con occhi sani, come si fa a tutelarli questi occhi, cioè per proteggerli? Ad esempio, non so se è un po' una leggenda, ma si dice che guardare troppa televisione o fissare per troppe ore un computer faccia male agli occhi, ma è vero o è solo un deterrente che noi adulti usiamo per i bambini? Sì, credo che sia più un deterrente, nel senso che non fa male. È chiaro che tutte le cose vanno fatte con una certa attenzione, una certa prudenza, anche per altri motivi, no? Sì, no, è chiaro, no, chiaro, che non tieni seduto il bambino non c'è un legame diretto tra guardi 35 minuti. Non è mai stato dimostrato. Va bene, allora voglio sentire dal nostro forum di mamme come si prendono cura degli occhi dei loro bambini. Partirei con Valerie. Buonasera, dunque io sono molto miope, adesso sto portando le lenti a contatto, mi mancano meno 10, meno 9 e mezzo, quindi insomma decisamente sono una talpa senza lenti o senza occhiali. Allora mi sono infatti molto preoccupata per mia figlia e le ho fatto fare un primo controllo quando avevo un anno e per fortuna non ho riscontrato nulla. Adesso che ne ha 4 e mezzo, tramite la scuola è stato fatto un altro controllo e anche per il momento per fortuna non ha preso da me, però non escludo che magari in futuro appunto dovremmo tenerla sotto controllo. C'è da dire che a me per esempio hanno riscontrato la miopia quando ero alle elementari, quindi non so se poi andando più avanti magari tramite appunto le scuole ci saranno ulteriori controlli o se dovrò essere io invece di mia iniziativa a monitorare la situazione. Ecco, questo magari non so se altri hanno altre esperienze. Veronica. Ma io volevo ricollegarmi a quello che hai chiesto tu alla dottoressa, che avrei voluto chiedere anch'io, no? Le leggende sulla televisione. Perché non c'era solo quello che hai chiesto tu. Ai miei tempi, per esempio, quando guardavo i cartoni, mi dicevano anche la distanza. Mi ricordo che ai tempi avevo letto di una specie di formula per cui a seconda delle dimensioni del video bisognava calcolare la distanza. Questo vale anche per gli adulti, credo, no? La distanza a cui bisogna guardare la televisione. È vero o anche questa è una leggenda metropolitana? Dottoressa. Allora, sicuramente no, non c'è niente da calcolare. È chiaro che noi dobbiamo stare seduti a una distanza non troppo ravvicinata perché ci vediamo bene ed è giusto stare seduti, e il bambino deve stare seduto a fianco a me perché vede come noi. All'età di 3 anni un bambino ha la nostra stessa vista, ha già completato il percorso visivo, quindi la distanza corretta, che sono i 3-4 metri a cui stiamo normalmente davanti al televisore, una posizione giusta del televisore, possibilmente allineato con la mia faccia, non deve essere in alto, non deve essere troppo in basso, perché questo facilita
garantita una postura corretta, ma non ci sono altre regole. Perfetto. Ci hanno cresciuto nella menzogna. Certo, ma l'hanno ingannata. Vabbè, ma pensa quante menzogne, no? Il fatto di diventare ciechi. È una cosa nota, no? Tante, tante strumentalizzazioni vengono fatte. Allora adesso vorrei ricollegarmi con il tema con cui abbiamo aperto la puntata, ovvero come poter farsi obbedire da queste pesti, da questi bambini che non vogliono ascoltarci, anche davanti alla nostra un po' impotenza o impossibilità di fare bene il nostro lavoro, ma semplicemente per sensi di colpa un po' ridicoli, dicevamo anche durante la pubblicità. Però c'è qualcuno che riesce a farlo danzando. Guardiamo. I'm gonna want the child to be. Allora saluto Marian Mazzei, buongiorno, ciao Marian. Lei è fondatrice dell'associazione Danza per Bambini Contemporanea ed Espressiva dai 3 anni, giusto? Esattamente. Sì. Prima domanda è come fai a farti obbedire, nel senso io ho visto che c'è una sorta di coreografia addirittura lì. Cioè... Ma in realtà no, questo è un pezzettino di un saggio dell'anno scorso. In realtà non è, il grosso problema non è farsi obbedire, perché se interessati a una cosa ascoltano, anche i piccolini di 2 anni e mezzo, 3 anni. Il problema è vedere se il bambino è interessato a seguire questa attività, quindi se viene iscritto perché è veramente felice, generalmente il problema di farsi obbedire non è così elevato, ecco, non è iscritto perché magari lo voleva la mamma o perché era il sogno dei genitori che facesse danza, ma... Certo. Qual è la... Esatto, hai capito Valeria, questa è una frecciatina. Qual è la particolarità... Qual è la particolarità dei tuoi corsi di danza? Allora, la particolarità della nostra scuola in generale, quindi non solo della danza, ma un po' di tutti i corsi, è quella di vedere il corso non proprio come qualcosa di fine a se stesso, ma c'è un po' l'idea che durante quest'ora a settimana al bambino tu passi qualcosa in più. Quindi non è solo l'educazione al suono, alla danza, al movimento, alla musica, al corpo, ma un'educazione attraverso la danza, la musica, il corpo, e quindi si passa necessariamente qualcosa in più, qualcosa che gli serve nella vita, che gli serve durante tutta la settimana, che almeno quella è la mia speranza, cioè che il corso non sia vieni qui e fai quell'ora che non è coreografata, quel pezzettino che si vedeva in realtà. Noi siamo partiti da quello che si vede, anche da lì per esempio questo è uno spettacolo di 2 anni fa in cui i bambini hanno lavorato sulle meduse, quindi abbiamo studiato il movimento delle meduse, che cosa facevano, hanno visto dei video e poi loro l'hanno riprodotto in maniera abbastanza spontanea, quindi c'è uno stimolo iniziale ma... come vedete non è un corso di danza classica in cui al bambino vengono dati dei movimenti. Sì, no, non fanno pliege te, ecco. Assolutamente, no, assolutamente. Okay. E questo, ricollegandomi a quello che diceva la mamma prima, succede che i bambini dopo un certo periodo non vogliono più frequentare. È normale, almeno quello che io riscontro ultimamente è che sono molto stanchi. I piccolini dell'asilo spesso abbandonano, le mamme dicono arrivano distrutti a casa e non hanno più voglia. In quel caso lei mi diceva per esempio una scuola molto rigida dove faceva danza classica a 4 anni, io personalmente lo trovo anche abbastanza giustificabile che un bambino piccolo in un contesto in cui ci siano tante regole sia una cosa molto... Ma Valerie fa parte delle mamme Rottermeier. Sì, no, però dopo abbiamo approfondito infatti. Francese. No, ho trovato molto bello il fatto che lei abbia un po' spronato alla bambina a voler continuare. Perché invece spesso noto... Spronato, non la vuoi tirava per i capelli per strada. Le ha fatto vedere. Non è che l'ha spronato. No, però mi molto spesso invece cioè non vuoi più andare, vabbè, fa niente. Invece loro già da piccoli allora, capiscono Marian, che è un impegno. Marian, per chi volesse sapere qualcosa di più, venire alle tue scuole, ai tuoi corsi, come si fa? Il sito è www.associazioneamada.com, la scuola è Amada. Perfetto. Sul sito si trova tutto. Avete tutte le informazioni per fare un po' di movimento ai vostri figli? Prendo una telefonata prima di andare in pubblicità. Pronto?
Buonasera, sono Teresa e chiamo da Bari. Ciao Teresa, prego. Sono una mamma di due bambini, 1 e 2 anni. La piccolina, quella di 1 anno, è inappetente. Ad ora non abbiamo trovato un alimento che possa prediligere. Mangia qualche cucchiaino della minestra proposta e poi niente. A volte un alimento preparato lo mangia, in altre occasioni lo stesso alimento lo rifiuta. Altre volte, addirittura solo nel guardare il piatto, piange. Di conseguenza cresce poco. Riesce a bere solamente un po' di latte per 3 volte al giorno e basta, e neanche sempre, neanche tutti i giorni con la stessa costanza. Abbiamo escluso delle infezioni, anche l'intolleranza al glutine. Adesso io mi chiedevo quali possono essere i motivi di questa inappetenza e come posso fare per stimolare il suo appetito, se c'è qualcosa che posso fare. Piero. Sì, buonasera innanzitutto. Buonasera. Le chiedo io una cosa, cioè col suo pediatra ha già escluso che non ci sono altre problematiche riguardo a questa crescita un po' più lenta? Sì, le infezioni, cioè, sono... e le intolleranze le abbiamo escluse. Sì, no, le intolleranze sono una cosa, non si cresce non perché si è intollerante, non si cresce per altri motivi. Sono state escluse magari delle infezioni che non sono così palesi, piuttosto sono stati fatti degli esami? Sì, abbiamo fatto okay. L'esame del sangue e delle urine. E hanno dato... risulta tutto negativo, quindi sì, sostanzialmente sì. È una bambina che... Allora, innanzitutto ci sono i bambini inappetenti, diciamolo pure. Sono dei bambini che prediligono alcuni alimenti piuttosto che altri. Escluso che non ci siano delle patologie organiche per le quali si rallenta questa crescita, io credo che sia una questione di... tanta calma, pazienza. E pazienza. Ma invece darle per questo periodo solo quello che lei vuole mangiare pur di farla crescere sarebbe un approccio sbagliato? In generale sì, io mi avvalgo anche dell'appoggio della nostra Simona, Tata, anche sì, per poter ampliare un po' più il discorso su una questione di educazione all'alimentazione, anche per cui bisogna con tanta pazienza, appunto, come si diceva. Quindi non ampliare... assecondarla comunque. Direi di lasciarla, no, lasciarla piangere, però no. Piuttosto però bisogna, i piselli bisogna, la... sì, bisogna... La cosa importante è che i genitori vivano serenamente quel momento, cioè è inevitabile. Vivere molto no, però dico, sai, escludendo che non ci siano Teresa, patologie... Teresa, tu sei serena? Poco. Ma è inevitabile che un genitore... Dopo un po'... No, è inevitabile che un genitore si preoccupi quando soprattutto quando la bambina non cresce. E non cresce, quindi è inevitabile che ci sia un po' di preoccupazione. Però ecco, cercare il più possibile di mantenere comunque un atteggiamento tranquillo e sereno per approcciare proprio in maniera serena il bambino al cibo, perché altrimenti diventa poi un continuo approccio rispetto, sbagliato cioè, rispetto al cibo. Quindi pazienza ma perseveranza, queste sono le due parole d'ordine. Per esempio, posso... Devo andare in pubblicità, Teresa, però diciamo il sunto è pazienza, perseveranza, non arrenderti ma davanti ai capricci. Perché se no rispondiamo. Esatto, possiamo, puoi anche scriverci per approfondire un po' meglio. Grazie Teresa, grazie mille per aver chiamato. Grazie. Buona serata, ciao, arrivederci, noi andiamo un attimo in pubblicità, questo bisogna fare, però torniamo tra pochissimo per l'ultima parte di Mamma Mia che settimana, tra poco. I'm gonna walk the job and be Mamma Mia che settimana sulla 7D, siamo arrivati al momento della dieta, sì, perché non si può chiamare l'angolo della ricetta, è una dieta perenne a cui ci sottopone Lorenzo Fantino, una dieta sana, una dieta che però ammetterai che non ci sono punizioni corporali, già è qualcosa. No, basta quella del gusto, ti assicuro, sì, la punizione è già sufficiente, sto scherzando ovviamente. Lorenzo Fantini, buongiorno. Ciao Camilla, buonasera a tutti. Allora. Che cosa ci hai preparato oggi? Ecco, allora, sempre nel nostro infinito e perenne sforzo di far mangiare più verdure ai nostri bimbi, come vedi stiamo cercando di ingegnare un po' la fantasia, no? E ovviamente anche quando possiamo coinvolgendo i bambini. Allora, oggi proponiamo delle piroghe o barchette di zucchine. Le ho chiamate piroghe perché in casa mia con i miei 3 figli, diciamo, il film Kirikou e la strega Carabà, che se Viola non ha mai visto... Importa, è bellissimo, ci sono queste piroghe africane come
meravigliose. Come si fanno? Come si fanno? Allora, si prende, sì. Le facciamo di zucchine oggi perché chiaramente con forma allungata si prestano abbastanza bene, ma possiamo utilizzare poi anche in un futuro altre verdure di stagione. Allora, la zucchina la tagliamo e la svuotiamo del proprio interno e magari la inforniamo anziché friggerla per renderla un pochino più morbida. Da sola? Io sì, semplicemente ungendo un pochino la teglia. Poi, o andiamo a utilizzare per esempio del risotto anche della sera prima, perché no, o del pranzo se vogliamo utilizzarlo la sera, oppure preparando del riso base, magari sai che noi suggeriamo sempre di utilizzare il metodo di cottura diciamo per assorbimento, quindi un bicchiere di riso, un bicchiere e due bicchieri di acqua, li si fanno asciugare così non si disperdono le proprietà nell'acqua, dopodiché poi andiamo a farcire il riso e un sugo di pomodoro qualsiasi. Ho provato anche a farle col pesto, il pesto si asciuga di più purtroppo, quindi o il risotto oppure il riso li andiamo a farcire anche in una ciotola freddo, così in questo modo possiamo farci aiutare anche dai bambini. Dopodiché andiamo a rifarcire queste barchette o piroghe, che dir si voglia, con il nostro contenuto. Poi, volendo, ci possiamo sbizzarrire con una flottiglia, diciamo qua, internazionale. Ma un'italiana no? Non le abbiamo trovate, quelle italiane. È strano, però abbiamo usato le svizzere neutrali, così per accontentare un pochino tutte, un po' di Olanda. Benissimo, allora, la cosa importante di questo piatto, che sottolineerei, è questo. Come già molti nutrizionisti sottolineano, non è il caso di esagerare sempre con le troppe proteine ai nostri bambini. Che no, ma sul di te non c'è proprio rischio. Non è niente, è vero, perché comunque usiamo le proteine vegetali. Ma quant'è che siamo in onda? Saranno due mesi e mezzo più o meno, cioè da fine, sì, da due mesi. Sì. Niente, non mi ha fatto un piatto con proteine animali. Dai, dimmi cosa desideri, almeno la carta. No, però. Dimmi la carta, dai, ti stupisco. Ma un pollo. Lo stinco al forno. Non ce la faccio. Sullo stinco non ce la faccio, neanche il pollo. Però ti potrei portare delle varianti, delle finte. Basta che mi porti il seitan. No, ecco, delle finte, lo sapevo. Il seitan alla veneziana te lo posso portare. No. Guarda che buonissimo la cipolla, va bene, è buonissimo. Allora, comunque, per concludere, quindi non ce l'ho fatta neanche questa volta convincerti. Ma guarda, quindi diciamo, ma aspetta, saranno buonissime. Ecco, poi io so, voci mi dicono che Viola qualcosa comincia, voci di corridoio. Ma lei si divora tutto, ma lei è un'onnivora, devi sapere, testo. Mangerebbe è qualsiasi come il padre, cosa, quindi anche gli orzotti mangia. Sì, mangia anche le tue ricette. Di Chef Lorenzo, va bene, quindi sono proprio alla frutta. Io scherzo, in realtà quest'uomo vi fa delle ricette veloci, economiche, diciamo. Riciclano il cibo che spesso si trova nel frigo. Sì, io lo provoco perché sono un po' una buongustaia, un po' viziata, che mi piace il cibo anche guardarlo bello. C'è da dire faccio un po' pena. No, anche, diciamo, no, che c'è da dire. Sì, anche la mia vita triste, no? Ormai non devo neanche più fare niente. Come io sei umana. Si auto proprio, no. Però devo dire che a livello visivo la zucchina al forno con riso è un po' triste. Sì, poi la bandierina tu dici che ulteriormente sì, diciamo che lo aiuta, però sono certa invece che questa il sapore stellina un più non già meglio legge. Già meglio sapore. Vabbè, no, e comunque contenuti, diciamo contenuti, quindi carboidrati adatto a tutti, sì. Chiaramente celiaci, intolleranti a qualsiasi tipo di intolleranza. Ci forse credo. No, c'è il pomodoro, c'è niente, qualcuno riso e zucchine. No, qualcuno è intollerante anche il pomodoro alle solanacee, lo sai purtroppo a questo. Sì. Sfortuna, sì, sì. Però diciamo ci sono molti carboidrati. Ma però volevo informarti, non siamo un programma che ha come viewers gente malata, cioè io questo no, assolutamente no, perché volevo dire, hai capito? Questo non è so. Che stanno a dieta perché hanno appena fatto una. Questo lo so, ecco. E sono molto felice. Però cioè, noi, non siamo in riabilitazione. Assolutamente, ecco. Però noi facciamo proponiamo dei piatti anche per non fare ammalare. Preveniamo. Hai ragione, sei un mito, sei il nostro mito, sei dai, il mio mito personale. Troppo, io comunque sono. Grazie a Lorenzo Fantini per la sua ricetta del giorno. Adesso invece ci spostiamo a un'altra fissa del cast di questo programma, che è Laura Sidoti con la sua Come glielo spiego. Oggi perché non posso vincere sempre? Perché non si può sempre vincere? I bambini, di solito i cattivi perdenti, associano il valore di sé al fatto di aver vinto. Soprattutto i più piccolini collegano direttamente l'equazione a faccio qualcosa di buono o sono una persona di valore. Invece è indispensabile fargli capire che nella vita ci sono dei momenti in cui sei decisivo.
decido di partecipare a una competizione, ad una sfida, è possibile anche poter perdere. Allora gli diciamo, si potrà anche perdere una partita, ma non è detto che le perderai tutte, poi se poi vincessi sempre non ci sarebbe più il gusto che provi quando finalmente vinci. I seienni di solito sono i peggiori perdenti, sono quelli che iniziano a leggere e dicono addio, odio leggere, è troppo difficile, non ce la farò mai. Allora non sminuiamo la loro frustrazione, però piuttosto facciamo notare i progressi, diciamo ma ti ricordi, vero, guarda, capisco che sia un po' difficile, ma ti ricordi che una volta non riconoscevi neanche le letterine? Non ti preoccupare se fai alcuni errori. Il problema è quello che non riescono a capire la frustrazione, non la sanno leggere. Allora, se fanno per esempio una scenata quando perdono il gioco dell'oca, aspettiamo che si calmino, dopodiché gli parliamo, è normale essere frustrati se non riusciamo a fare qualcosa alla quale teniamo. Però non possiamo buttarci a terra, a strepitare, insultare quelli che stanno giocando con te, perché in questo modo io la prossima volta probabilmente non ci giocherò più. Un'altra cosa, se desidera per esempio abbandonare uno sport nuovo che ha appena iniziato a fare, allora intanto gli facciamo presente che ha preso un impegno, quindi deve portarlo a termine fino alla fine della stagione. Poi però se è una semplice disaffezione perché non si è appassionato alla disciplina, pazienza, io ne ho cambiati mille di sport, sono qua, so fare un po' di tutto. Allora invece dimostriamo con il nostro comportamento invece come si fa se per esempio perde. Vabbè dai, stavolta ho perso, ma la prossima volta vedrai che ti vinco, oppure sfortunata nel gioco, fortunata in amore, gli dice al bambino. Cioè gli dai degli esempi costruttivi di come si può perdere con classe. Aiuta anche a lasciarli vincere la prima volta, non è vero che è un modo per viziarli tipo Aldo, Giovanni e Giacomo quando li facevano, sconfiggevano al braccio di ferro, perché devono sentirsi anche competenti i bambini. Poi se per caso un gioco nel quale non riesce, piuttosto lo mettiamo da parte, penso ad un gioco in scatola, e lo riproponiamo dopo qualche mese. Se gioca con amici non interveniamo subito se stanno discutendo, devono imparare a negoziare anche i bambini fra di loro. Certo, se vediamo che non escono fuori vivi li togliamo dal gioco competitivo e magari li coinvolgiamo in un'attività che è un po' meno sulla quale occorre vincere, come per esempio cucinare, fare qualcosa assieme. Al rientro da una partita non chiediamo allora hai vinto, perché questo non enfatizzare ulteriormente il fatto che la vittoria sia tutto. Piuttosto ti sei divertito, hai fatto qualche tiro che ti è piaciuto, perché il bambino deve riuscire a capire che è il processo che è la cosa importante più che la semplice vittoria, non il risultato. Oppure hai dato anche il massimo, che è una cosa che dicono molti genitori, può pensare poveretto se ha dato veramente il massimo di essere un incapace, piuttosto dire oggi hai dato il tuo massimo, quindi non assolutizzarla, e dire che gli atleti si concentrano sui piccoli progressi marginali, quindi sui miglioramenti di se stessi, e dire alla fine anche parliamo delle nostre sconfitte. Questo ci rende più umani, dire sai anch'io ho preso 3 ogni tanto in matematica, oppure ho fatto qualcosa di sbagliato. Questo insomma, da un imprevisto bisogna fargli capire che può nascere anche un'opportunità. Io invece volevo anche dire una cosa velocissima, che se mettessi io gli orecchini che oggi ha Laura Sidotti potrei farmici un mini abito. Questo per le proporzioni, ecco. Non mi avete mai visto in piedi di fianco a lei. Ma non mi hai visto che mi ha fatto da principessa Leila. E non mi vedrete mai. Ecco, sì, no, ma è interessante la lunghezza dell'orecchino. Voi non potete capire, in realtà sono 45 centimetri di orecchino. A lei coprono solo questo tratto di corpo, ecco, giusto per capire. Voglio andare dal forum a sentire rispetto alla vincita and the winner is, cioè, hanno quest'ansia di antagonismo e di vincita i vostri bimbi? La prima, Valerie. Allora, per quanto riguarda, sì, mia figlia devo dire che ha attraversato varie fasi, adesso che ha 4 anni e mezzo è nel momento in cui vuole primeggiare, nel senso le piace essere la prima. Io però le ho insegnato, ma tanto anche gli ultimi saranno i primi, questa cosa non ha attecchito per niente. Allora, a volte addirittura quando stiamo a pranzo, a cena, stiamo mangiando, dice mamma fermati, fermati, devo finire io perché voglio essere prima. Quindi insomma deve essere appunto nella fase. C'è da dire che lei per esempio invece per quanto riguarda i giochi in scatola è bravissima a giocare a memory, lei potrebbe anche giocare a occhi chiusi, io invece sono lì che mi impegno e mi batte sempre, per cui insomma. Laura, tu? Io ho più problemi appunto nelle fasi proprio quelle competitive, che ogni tanto se la prendono perché non vincono, e glielo spiego, non sempre si vince, non tutti possono vincere a tutto, per cui c'è chi è più portato per una cosa e quella gli viene bene magari facilmente, non vince. Gli dici tranne la mamma alla fine? No, non glielo dico, tranne la mamma non glielo dico, anzi ogni tanto faccio questa cosa di dire che anche la mamma ha fallito qualche volta. Silvia, tu come con la competizione del tuo bambino? Io non sono per niente competitiva, quindi cioè quando lui mi dice primo dico sì bravo, cioè non vabbè, no, non mi interessa, cioè non so, ma poverino, no. Allora
Luigi, mi stanno arrivando qualche messaggio, sì, qualche cosa. Sì, sì, soprattutto riguardo agli occhi. Sì. Esatto. Vai. Allora, questa è un po' impegnativa, mi concentro un attimo, scusami. Alessandra dice: mio figlio di 18 mesi non ha superato lo stereotest della pediatra e adesso lo porterò a fare la prima visita oculistica. Però quel test, fatto con una cartolina tridimensionale monocromatica e dalle forme piuttosto approssimative, mi sembrava abbastanza complesso per un bambino di questa età e la pediatra stessa mi ha detto che è una cosa superata. Non sarà il caso di dotare i pediatri di accessori più moderni per valutare l'eventuale disfunzione dei bambini? Dottoressa, cioè, stiamo mettendo in dubbio l'ASL pur di non accettare che nostro figlio sia miope. Questa è la madre italiana di oggi. Ha qualcosa da dire al riguardo? Lo stereotest Lang è stato scelto da un ostrobologo svizzero, Lang, lui è l'ideatore di questo test. Quindi? Se non lo vede non c'è da preoccuparsi, bisogna rifarlo almeno un'altra volta. Perfetto, però quindi lo mettiamo, siamo tranquilli. Le metodologie mediche, ragazzi, pur di non accettare che nostro figlio non è perfetto. Giusto. Altro? Emanuela dice: tra pochi giorni porterò la mia bimba di 5 mesi dall'oculista perché ha il dotto lacrimale dell'occhio destro chiuso. Ah beh, sì, quello che diceva prima la dottoressa. Sì, gli dice: una stenosi del canalino. Sì, del sì. Canalino. Va bene. Come sei competente? No, stenosi. L'ha detto prima. No, beh, ma comunque sono stata tu attenta, semplicemente recepisci. Tre cose: massaggini, lavaggio del naso con soluzione fisiologica e se c'è secrezione un colliro antibiotico. Ecco, questa è la prassi per poter guarire. Perfetto, allora io ringrazio tutti i miei ospiti per essere stati con noi oggi. Vi invito di nuovo a scrivere, mandarci mail e ve lo ridico. Ci state mandando un sacco di mail, vi ringrazio. Sappiate che anche se non le leggiamo in onda o magari non vi rispondiamo immediatamente, la redazione le legge tutte, quindi io vi ringrazio di questo, continuate a farlo anche attraverso la pagina Facebook, attraverso il sito potete chiamarci. Tra l'altro voglio ricordarvi che l'appuntamento domenicale, anche se presto nella settimana ve lo dico lo stesso, è sempre sulla 7D alle 17:40. Noi invece ci vediamo domani alle 17:40 sulla 7D. Ciao, buona serata. I'm gonna want the job to be.